Si chiama Open House, che in italiano significa casa aperta, ed è una struttura che si trova in un luogo suggestivo, incantevole, all'inizio della strada che da Rosciano di Fano conduce all'eremo di Montegiove. Un tempo questa era la casa di riposo delle suore Zavarise, adesso invece appartiene alla Fondazione Gio, che sta per Giovanni, e diventerà una delle strutture moderne di accoglienza e di inclusione per giovani adulti con disabilità che qui potranno iniziare a sperimentare la vita indipendente. Tutto nasce grazie a Giovanni, un ragazzo affetto da disabilità, e dai suoi genitori, che insieme alla sorella Valentina hanno deciso di occuparsi di lui e di quelli come lui. La domanda che spesso assilla le famiglie di persone con disabilità è: che cosa ne sarà di mio figlio una volta che non ci sarò più? Open House proverà a dare una risposta a questo interrogativo. Il progetto è stato presentato alla città di Fano dalla presidente della Fondazione Gio, Valentina Sorce, e alla cerimonia hanno preso parte numerosi ospiti, tra cui il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, il sindaco di Fano, Massimo Seri, il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, e per la diocesi di Fano, Don Marco Presciutti. Ma tra le centinaia di invitati c'erano anche imprenditori, commercialisti, medici e tantissimi professionisti. In Open House vogliamo realizzare diversi progetti di inclusione lavorativa per ragazzi con disabilità intellettiva e di autonomia abitativa, sempre rivolti a persone con disabilità. Quindi ci rivolgiamo principalmente a ragazzi che vanno in età post scolare, quindi diciamo dai 20 anni in su. In questo contesto sorgerà anche una piccola struttura alberghiera dotata di 10 camere da letto con bagno. Gli ospiti che qui vi soggiorneranno ovviamente verranno accolti e curati dai ragazzi e ragazze che vi lavoreranno, occupandosi anche della manutenzione e pulizia delle camere, fino alla preparazione della colazione, che potrà essere consumata in estate in questa splendida piazzetta con vista sul mare. In più ci circondano circa 8 ettari di terreno e quindi lavoreremo e includeremo i ragazzi in attività di tipo agricolo, quindi dalla gestione dell'orto, la raccolta delle olive, la produzione successiva dell'olio, e attiveremo dei percorsi di fattoria didattica per aprirci alla città, quindi per invogliare anche le famiglie e le scuole a vedere questo posto come un posto bello dove passare del tempo, perché non vogliamo creare un ghetto, per quanto bello e con vista sul mare, però deve essere un posto aperto alla cittadinanza, quindi un posto dove si vede che la diversità non è un qualcosa da guardare male, ma piuttosto è un qualcosa che può generare delle opportunità, che può generare qualcosa di bello. E infine segnaliamo all'interno della tenuta anche questa deliziosa chiesetta consacrata, che sarà a disposizione degli ospiti e non solo, perché per chi ha fede queste opere diventano opere di Dio.